Adesso esaminiamo la partita con Giuliano Perico, il mister del Carugate. Allora mister, una partita del Carugate con tanta grinta, tanta attenzione, magari giocata sicuramente sulla difensiva, però grande attenzione, avete dato pochi spazi alla capolista. Esattamente, diciamo che il giusto merito a questi ragazzi, hanno fatto una partita gagliarda, avevo chiesto a loro di stare attenti nella fase difensiva, l'abbiamo fatto molto bene, magari abbiamo creato poco in avanti, però abbiamo sofferto anche poco, e quindi io dico che se giochiamo con questo coraggio, con questa determinazione, riusciremo nell'impresa di ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio dell'anno, che è quello di salvarci. Oltre, cosa le è piaciuto di più della sua squadra oggi, oltre alla grande prova di carattere che avete dimostrato su un campo obiettivamente abbastanza fangoso, quindi difficile? La compattezza tra i reparti, quindi i giusti equilibri e l'aiuto che si sono dati reciprocamente, senza dare l'opportunità all'avversario di creare pericoli, quindi non gli abbiamo dato opportunità dal limite dell'area su calci di punizione, e quindi già questo è un fatto importante. Poi in contropiede siamo riusciti, soprattutto anche nel secondo tempo, un paio di volte a creargli un minimo di apprensione. Io dico che è il giusto premio per i ragazzi, l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della partita era questo e l'abbiamo raggiunto. Sono contento per loro e soprattutto sono contento per la società. Credo che questo risultato ci dia lo stimolo per continuare a lottare per ricercare questo obiettivo che vogliamo a tutti i costi. Però a un certo punto della gara, a 10 minuti alla fine, quando aveva segnato Ruiz un gran gol tra le altre cose, sembrava insomma che fatto il primo gol il Seregno potesse controllare la partita. A quel punto cosa è successo? Ma sull'azione del gol siamo stati un po' disattenti perché siamo saltati in due e gli abbiamo creato poi l'opportunità di calciare a rete. È chiaro che noi eravamo sulla difensiva e quindi, avendo già fatto anche le tre sostituzioni, non avevamo la possibilità di cambiare il volto della partita, quindi di, per dire, togliere un centrocampista, un difensore e mettere una punta. Quindi abbiamo cercato comunque di creare, ci siamo riusciti, l'unico modo per poter realizzare il gol del pareggio poteva essere su palla inattiva. Ci siamo procurati quel calcio di punizione e siamo stati bravi a calciarlo bene e a crederci e a far gol, insomma. Quindi adesso questo pareggio vi dà morale per il proseguo del campionato, e quindi come lo vede il suo girone di ritorno? Io dico che nel girone di ritorno questa squadra ha cambiato volto. Abbiamo impiegato 17 partite per capire che questa può essere la nostra categoria. Io dico che abbiamo capito che in questa categoria ci possiamo stare e lo abbiamo dimostrato anche oggi, quindi io ritengo che se giochiamo con questa determinazione, con questa forza, con questo coraggio, l'obiettivo è raggiungibile.